Dopo la visita del ministro Calenda a Portovesme, è forte l'ottimismo tra i lavoratori e i cittadini del territorio in merito alla ripartenza dello stabilimento Alcoa. Sono forti le polemiche tra opposizione e maggioranza nel comune di Carbonia in merito ai premi economici previsti per l'amministratore delegato della società in-house Sonica. Prosegue l'indagine della Guardia di Finanza in merito all'utilizzo dei fondi nel comune di Iglesias per svariate iniziative culturali degli anni passati. Il Teatro Centrale di Carbonia ospiterà il giorno di Natale la prestigiosa rassegna Gospel Explosion. Buon sabato 23 dicembre a tutti i telespettatori di Canale 40, benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG. Apriamo la prima parte facendo un resoconto sulla visita del ministro Calenda occorsa ieri di fronte allo stabilimento Alcoa a Portovesme. Vediamo. È stata una giornata per certi versi surreale, quella di ieri, condita da un turbinio di emozioni contrastanti, da ricordi, aspirazioni e aspettative, forse per la prima volta corrisposte da uno scenario che progressivamente, man mano, è andato a delinearsi nel modo giusto per i lavoratori Alcoa di Portovesme. Ma andiamo per ordine. Un ministro della Repubblica, insediatosi solo per via della pubblicazione a mezzo stampa di una sconveniente intercettazione sulla sua predecessora, prende degli impegni con dei lavoratori estremamente determinati a riconquistare il proprio posto di lavoro e con i rispettivi rappresentanti sindacali territoriali e nazionali che non arretrano di un metro sulla questione, su una delle vertenze industriali più complesse d'Italia. Non promette miracoli, ma anzi invita le parti sociali a tenere un profilo basso e a mantenere i piedi per terra e a condividere con lui ogni minima decisione e passo in avanti. Stabilisce un percorso temporale e spiega come intende risolvere le criticità che hanno portato alla chiusura dello stabilimento e che una volta risolte diventerebbero invece il vero punto di forza per renderlo competitivo. Passo dopo passo, grazie anche alla spinta propulsiva della regione, dei parlamentari, del territorio e soprattutto del sindacato, affronta, costruisce e risolve le questioni dirimenti la riapertura della fabbrica. Questo fino a ieri, cioè fino a quando il ministro della Repubblica, che ha più volte ribadito di non volersi ricandidare alle prossime elezioni, chiede e ottiene di venire in fabbrica dai lavoratori per salutare e guardare dritto negli occhi coloro che da anni, nonostante le privazioni, le sofferenze, le delusioni, le ostilità, le calunnie, le cattiverie e le ilarità di molti, esterni ma anche interni alla vertenza, hanno tenuto la barra dritta e continuano a lottare per la riconquista del lavoro e dunque della propria dignità. Ed è così che Carlo Calenda è arrivato tra i lavoratori Alcoa di Portovesme, con una semplicità, un'umiltà e, bisogna dirlo, una normalità quasi disarmanti. Con i blue jeans e una faccia emozionata, felice per aver decisivamente contribuito a risolvere il loro problema, ma anche per essere stato accolto con gli applausi, i cori da stadio e la gioia dei tantissimi che lo hanno, fin da appena sceso dalla macchina, abbracciato, coccolato e protetto. Quasi fosse stato un ex lavoratore Alcoa, uno della famiglia che negli anni ne ha visto di cotte e di crude, ma che lealmente è rimasto sempre a fianco dei suoi fratelli. È stata simpatia a prima vista tra i lavoratori e colui che, grazie alla sua competenza, ha saputo regalare loro un Natale più sereno e speranzoso, perlomeno rispetto ai precedenti cinque. Non pago di questo, dopo l'incontro ufficiale con le organizzazioni sindacali e la stampa e la successiva visita allo stabilimento Euro Alumina, è tornato indietro, chiedendo di non immortalare in alcun modo questo ulteriore passaggio, onde evitare strumentalizzazioni per tenere fede a un impegno preso in passato tramite social network con alcuni lavoratori ex Alcoa, ossia quello di invitare lui la pizza a tutti. E così è stato, al punto che qualcuno si è chiesto se la notizia del giorno fosse davvero il passaggio dello stabilimento Alcoa all'agenzia pubblica Invitalia e la sottoscrizione del contratto di programma da 140 milioni di euro con la multinazionale Sidralois, o invece il fatto che un ministro della Repubblica si fosse fermato ai cancelli della fabbrica a degustare qualche trancio di pizza margherita e qualche bicchiere di birra Ichinusa con i lavoratori in lotta. E se è vero che la vertenza non è definitivamente conclusa, oggi nessuno intellettualmente onesto può affermare il contrario, è stato conquistato un risultato straordinario, impossibile da immaginare anche solo due anni fa. Ora la strada, per chi saprà percorrerla, è davvero in discesa. Divampano le polemiche nel comune di Carbonia dopo l'adunanza che si è tenuta ieri sera nell'aula polifunzionale di Piazza Roma.
Stavolta le polemiche sono state innescate in merito ai premi economici che dovrebbero essere destinati all'amministratore delegato della società in-house del comune Sonica. A tal proposito abbiamo intervistato il consigliere comunale d'opposizione Giuseppe Casti. Siamo collegati telefonicamente con il consigliere comunale di Carbonia Giuseppe Casti, dirigente del Partito Democratico. Nella giornata di ieri nel consiglio comunale ha preso una forte posizione nei confronti dell'amministrazione di Carbonia in merito a dei premi che potrebbero essere elargiti nei confronti dell'amministratore delegato della società in-house del comune Sonica. Di che cosa si tratta e per quale motivo questi premi non sarebbero, insomma, corretti da un punto di vista appunto etico? No, da un punto di vista tecnico i premi sono correttissimi, assolutamente nessuno ha contestato da parte mia e da parte dei colleghi della minoranza, è stato solamente contestato l'opportunità. Spiego meglio cercando di essere abbastanza sintetico. Il sindaco di Carbonia ha uno stipendio lordo, quindi sia il sindaco che mi ha preceduto, sia il sottoscritto, sia il sindaco attuale, ha uno stipendio lordo di circa 39.000 euro. L'amministratore delegato di Sonica, essendo una società in house del comune di Carbonia, può prendere il 70% dell'indennità del sindaco, ovvero un'indennità di circa 27.000 euro annui. A questo si può aggiungere un premio di produzione che può essere fino a due volte lo stipendio, ovvero l'amministratore attuale di Sonica o il precedente può arrivare a prendere un'indennità lorda onnicomprensiva di circa 81.000 euro. La giunta precedente da me guidata ha fatto una scelta chiara di contenimento anche dei costi relativi ai premi di produzione all'amministratore precedente, ovvero all'ingegner Guadagnini, che aveva un premio produzione di circa esattamente di 15.000 euro, che sommati il 27 da un'indennità onnicomprensiva di 42.000 euro. Il Movimento 5 Stelle, la sindaca attuale, ha deciso con una delibera del consiglio, dell'Assemblea dei Soci, dove il Comune di Carbonia è l'unico socio, di erogare all'amministratore attuale il premio massimo, ovvero 54.000 euro. Quindi in poche parole sta a significare passare da un'indennità di 42.000 euro a un'indennità di 81.000 euro. Questo non ci sembra assolutamente corretto, ci sembra uno schiaffo alla città, mentre si chiudono i servizi, mentre non si fa nessun tipo di investimento, mentre la Sonica è in grande difficoltà, invece di erogare i premi di produzione ai dipendenti che stanno svolgendo un lavoro importante, si erogano premi di questa entità, un amministratore che secondo noi sta diminuendo la qualità e il lavoro che la Sonica sta svolgendo. In merito a questa vicenda abbiamo sentito anche il parere della sindaca Paola Massida. Vediamo. Mi preme sottolineare innanzitutto le polemiche sono state determinate per lo più dal modo in cui i consiglieri di minoranza si pongono. Le domande, le interrogazioni sui compensi dell'amministratore sono state estemporanee, non sono state formalizzate in un atto e mi sembra che sia doveroso, come in ogni fare, in ogni procedura amministrativa, chiedere una corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, se non altro per mettere in condizioni chi deve rispondere di rivedere documenti che in questo caso era un verbale di assemblea di consiglio di amministrazione tenuto ad ottobre e quindi quello che veniva letto o citato non potevo controbattere esattamente nello specifico. Dico solamente che per quanto riguarda il compenso dell'amministratore della società in-house si applica un decreto legislativo, il 175 del 2016, che proprio relativamente al compenso e l'articolo 11,6 dell'amministratore è lacunoso, cioè rimanda a dei decreti, a un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che non è stato ancora
emanato, è un decreto che dovrà stabilire i criteri quantitativi e di trasparenza in base al quale erogare appunto questi compensi. Per il compenso onnicomprensivo e per la premialità quindi si applica la normativa precedente, ma anche qui è un po' ingarbugliato perché la normativa precedente a cui si fa riferimento, mi sembra un decreto del numero 95 se non erro del 2012, fa riferimento al compenso onnicomprensivo, sembrerebbe non comprendere la premialità. Comunque in quel verbale è riportata tutta la perplessità, tutte le perplessità e le difficoltà di interpretazione della normativa, e d'accordo col collegio sindacale si è stabilito che quali sono i criteri per, da applicare per l'erogazione della premialità al nostro amministratore, fermo restando la necessità di un intervento di una consulente legale che ci aiuti a capire se abbiamo predisposto bene, se abbiamo interpretato bene la norma. Nel caso in cui ciò non fosse, ci si adeguerà a quanto richiesto. Per quanto riguarda l'entità, 80.000, hanno sparato dei numeri così, io dico solamente che mi sembra più equo corrispondere una premialità commisurata all'effettivo efficientamento della società, commisurata secondo determinati criteri che sono stati indicati in quell'assemblea, piuttosto che stabilire una tantum, una somma fissa alla produzione dell'utile, che può essere un utile anche di un euro, per cui io, se l'amministratore produce un euro come è stato fatto negli anni passati, gli devo dare 15.000 euro. Questo mi sembra una cosa che abbiamo voluto evitare. La premialità va commisurata agli effettivi risultati. Per quanto riguarda lo stato di salute della Comica, della Somica, tutti i servizi sono devoluti alla Somica e saranno girati nel capitolo della Somica, quindi non ci sono tutte le perplessità che ogni volta questa minoranza così attenta a spigolare sulle questioni della Somica, poi quando si tratta di votare una ricognizione richiesta dalla legge per poter mandare avanti la Somica, stranamente si astiene o vota contrario. Perfetto. Noi abbiamo veramente a cuore lo stato di salute della Somica e dei 33 dipendenti della stessa, e stiamo veramente muovendoci per sostenerla. Bentornati in studio, apriamo la seconda parte parlando di un'indagine della Guardia di Finanza in merito a 200.000 euro di fondi pubblici spesi dal Comune di Iglesias su alcune iniziative culturali nel triennio 2013-2015. Vediamo. Prosegue l'indagine della Guardia di Finanza per indagare su almeno 200.000 euro di fondi pubblici versati dal Comune di Iglesias alle associazioni come contributo per aver organizzato diversi eventi. Secondo le forze dell'ordine, che già dal 2016 avevano compiuto un blitz nel centro direzionale del Comune, nello specifico negli uffici dell'assessorato alla cultura e della Proloco, sequestrando determine, fatture e delibere, ci sarebbero non pochi dubbi e alcune criticità sulla gestione del Natale iglesiente, in particolare negli anni dal 2013 al 2015. Sul fronte del Comune, l'amministrazione ha manifestato tranquillità e fiducia per l'indagine, affermando di aver fornito agli inquirenti tutti i documenti richiesti. Esplodono le tensioni tra associazioni e organizzazioni sindacali in merito al futuro del parco geominerario della Sardegna. A tal proposito abbiamo intervistato il segretario regionale della FISBIC, Giorgio Piras. Vediamo. Siamo collegati telefonicamente con il segretario regionale della FISBIC, Giorgio Piras. In questi giorni divampano le polemiche sul parco geominerario della Sardegna. La consulta delle associazioni ha preso una dura posizione sul futuro di questa strategica infrastruttura. Qual è il punto di vista della FISBIC? Ma come voi saprete, eravamo in occupazione fino a ieri, poi abbiamo sospeso il presidio perché comunque il motivo non è perché abbiamo avuto ulteriori soddisfazioni, a parte le cose che comunque stanno cominciando ad andare avanti, e io mi auguro che al più presto, anche se ci sono una serie di, come si dice,
insoddisfazioni per il fatto del frazionamento dei lavoratori, per il fatto che i lavoratori non sono coinvolti in quello che era il nostro obiettivo, che è il parco geominerario, quindi il progetto, le bonifiche, tutto quanto ne deriva da quel progetto. Vi dovete ricordare che i lavoratori LSU, ex LSU, che erano fuoriusciti dall'Enel, erano stati impegnati con la speranza di stabilizzarli. Bene, noi secondo il mio punto di vista, poi non è probabilmente non è condiviso da molti, ma a tutti gli effetti non ho mai avuto nessun modo di ricredermi, perché ho avuto sempre la controprova di quello che ho sempre detto e che ho sperato. Il mio pensiero su quella che sono, che è la presa di posizione da parte della Consulta, devo dire che vorrei rimanerci lontano, perché ho una mia idea personale, e credo che chi comunque tenta di mettere ancora di più legna sul fuoco, buttare benzina sul fuoco, perché comunque si accelerino i processi, a parte la giustezza del fatto che comunque l'ente parco, che poi non è un ente ma è un consorzio, è consorzio parco geominerario della Sardegna, perché comprende tutti i comuni interessati di tutta la Sardegna, è una cosa giustissima, perché deve essere completato l'organico, deve essere completato tutto il consiglio di amministrazione, deve essere anche definito da parte del ministro. Io avevo mandato una lettera a proposito, perché non fosse la nomina di un commissario ma fosse la definitiva nomina di un presidente. Quindi questa questione però poi fa confondere le idee, perché ci sono altri interessi diversi che portano a tentare di, non voglio essere cattivo, di mettere anche in cattiva luce quelle che poi sono le cose belle che sta facendo questo commissario in attesa di essere nominato presidente. E la cosa che mi dà più fastidio è il fatto che molti stiano impedendo che il consorzio parco, e quindi questo organismo che si è insediato, possa davvero dare le risposte per quanto riguarda anche la stabilizzazione dei lavoratori che operavano per il progetto, quindi gli ex stati infratti in convenzione. La mia paura è proprio questa, anche perché io sto andando a vedere quali sono le prospettive per il Sulcis Iglesiense, ma anche per gli altri territori. Non dimenticate che ieri abbiamo avuto un'altra seduta di tavolo partenariale, dove abbiamo fatto pressioni perché siano presenti al tavolo i comuni, perché sono quelli che sono i più interessati, perché devono coinvolgere i loro cittadini, che è una cosa essenziale. Grazie a un progetto finanziato con 80.000 euro di risorse pubbliche, il comune di Narcao avrà presto un ecocentro comunale per la raccolta dei rifiuti più grande. Vediamo i dettagli nel servizio. Grazie a un investimento di 80.000 euro, il comune di Narcao potrà usufruire di un ecocentro ben più grande e strutturato dell'attuale. L'intervento del comune arriverà per far fronte alle esigenze e bisogni più volte manifestati dai cittadini negli ultimi tempi, ma anche per allinearsi alle linee guida espresse dalla Regione in merito alla raccolta di rifiuti urbani nel territorio regionale. Con questo intervento l'amministrazione spera di ridurre il numero dei cassonetti e di risparmiare sui costi inerenti il servizio, oltre che di implementare il riciclo e dunque la valorizzazione economica dei rifiuti. Bentornati in studio, apriamo la terza parte parlandovi della decisione del Comune di Portoscuso di diminuire le tasse per le famiglie indigenti. Vediamo di che cosa si tratta in questo servizio. L'amministrazione di Portoscuso anche quest'anno ha deciso di ridurre le tasse per le famiglie disagiate del Comune. L'intervento sarà indirizzato alla tassa per la raccolta dei rifiuti, che verrà ridotta nella sua entità in percentuali che vanno dal 50 al 20% in relazione del reddito ISEE di ogni famiglia e in ogni caso unicamente per i redditi inferiori ai 7.500 euro. Inoltre, i beneficiari di tale provvedimento dovranno dimostrare di non possedere altri beni mobili e potranno presentare le domande per ottenere tale beneficio entro i primi giorni di febbraio. La
decisione della giunta comunale è stata presa per lenire le gravissime difficoltà di molte famiglie che anche a Portoscuso, a causa della crisi economica e sociale, vivono in una condizione di grave deprivazione. Andrà in scena il 25 dicembre al Teatro Centrale di Carbonia la 15ª edizione della rassegna Gospel Explosion. Vediamo di che cosa si tratta in questo servizio. Il 25 dicembre, il giorno di Natale, il Teatro Centrale di Carbonia ospiterà la 15ª edizione della prestigiosa rassegna Gospel Explosion con la partecipazione del famoso gruppo statunitense Cedric Shannon Rives Brother in Gospel del Missouri. Il concerto, al via alle ore 19, sarà organizzato dall'Associazione Culturale Progetto Evoluzione e sarà accessibile al costo di 10 euro anche tramite la prevendita dei biglietti reperibili nel negozio Musa Abbigliamento in via Gramsci 205 a Carbonia. Il gruppo statunitense, protagonista della serata, è molto conosciuto in quanto ha pubblicato già 4 album e venduto migliaia di dischi in tutto il mondo e per l'occasione presenterà un repertorio misto tra modernità e tradizione e diversi brani originali ripresi dai più importanti artisti gospel contemporanei. E adesso parliamo del vero significato del Natale in questa intervista che abbiamo realizzato con il parroco di San Ponziano a Carbonia, Don Amilcare Gambella. Vediamo. Siamo in compagnia del nostro amato parroco di Carbonia, Don Amilcare Gambella. Fra 2 giorni si terrà il Santo Natale, un giorno che per i cristiani rappresenta sicuramente il punto di riferimento principale della propria esistenza. Cosa si sente di dire a tutti i cittadini, a tutti coloro che in questo territorio, pur con le mille difficoltà dettate dalla crisi, si apprestano a onorare e a festeggiare questa importantissima ricorrenza? Ha iniziato molto bene il nostro amato parroco. Mi piace essere amato, ma in questo contesto di Natale è bene che riscopriamo un po' di più l'amore, ma non semplicemente l'amore che può essere una cosa teorica, ma l'amore dimostrato. Non basta amare, ma bisogna che l'altro si accorga di essere amato. E infatti il Natale è la festa dell'amore, non perché ci sentiamo più buoni, perché queste possono essere espressioni sdolcinate, ma per capire come Dio, da Dio che era, si fa uomo perché noi diventiamo dei come Lui. Nello stesso tempo si parla proprio di condivisione della divinità con l'umanità. Siamo capaci di condividere? Condividere innanzitutto la gioia, ma anche condividere quelle cose che con il nostro apporto riusciamo a migliorare. La liturgia in questi giorni è veramente intensa, però non facciamo solo liturgia perché altrimenti sembrerebbe teoria e non pratica. Ad esempio questa sera stessa alle giostre, alle ore 16, abbiamo una celebrazione della messa e subito dopo daremo giocattoli a tutti i ragazzi che interverranno, ma soprattutto tutti, bambini, ragazzi e adulti, potranno giocare gratuitamente alle giostre per alcune ore. Immaginate un poco, queste persone che sono i proprietari delle giostre hanno poca affluenza ultimamente, eppure in questa situazione di penuria mettono a disposizione le loro strutture. Questa sera, ugualmente alle ore 18, terminata la novena, avremo la possibilità di rivivere il presepe vivente, come ieri sera, e gustare anche, attraverso quelli che sono i mestieri che stanno scomparendo, quelle attività, ma anche quelle cornie che gli antichi mestieri ci potevano dare. Domani, domenica, avremo la messa alle 7:30 e alle 10, come tutti i giorni festivi. Alla sera non c'è messa, ma alle 17:30 novena e quindi alle 22 la cosiddetta messa di mezzanotte. Il giorno di Natale le messe sono regolari, 7:30, 10:30 e poi alla sera alle 17. La liturgia, la preghiera ci faccia sentire maggiormente in sintonia con Dio, ma soprattutto con le persone, altrimenti o l'una vale e l'altra no, oppure tutte e due insieme valgono veramente. Condivisione di intenti, condivisione operativa, ma soprattutto condivisione di amore dimostrato. Il nostro telegiornale è concluso, a seguire andrà Noasa in Curso a cura di Guido Cadoni. La nostra redazione fa i migliori auguri di Buon Natale a tutti i telespettatori e alle rispettive famiglie. L'appuntamento è per mercoledì 27 dicembre, sempre qui in diretta con noi.